Buongiorno a tutti, oggi vi racconteremo una storia fantastica, in cui i protagonisti sarete voi. Provate a pensare che in un giorno immaginario, in un luogo immaginario, in un gruppo di persone non immaginarie, voi, si sia ritrovato insieme, dopo aver tanto viaggiato, per costruire una società nuova. Provate a pensare che il loro scopo fosse quello di lasciare la loro vita pregressa per creare una nuova comunità in cui ognuno fosse felice e soprattutto libero. Ognuno di loro aveva delle competenze specifiche. Alcuni di loro erano stati dei politici. Altri avevano lavorato nella pubblica amministrazione. Altri erano stati imprenditori. Alcuni invece erano stati dei ricchi banchieri. Dovettero fin da subito affrontare alcune questioni. La nuova comunità avrebbe avuto delle regole? Se sì, come avrebbero dovuto essere quelle regole? E soprattutto, chi doveva stabilirle? Iniziarono a nascere alcune incomprensioni. Martina interruppe la discussione dicendo che la comunità degli uomini liberi non poteva avere delle regole. Provarono così ad immaginare la loro comunità senza regole. Gli imprenditori vollero dare la loro opinione. Dissero che senza le imprese non poteva costituirsi nessuna società e aggiunsero che per creare impresa necessitavano di alcune risorse. Martina li interruppe ancora dicendo che gli uomini liberi avrebbero potuto fare a meno delle imprese. I banchieri, che avevano portato con sé tutto il loro denaro, si fecero subito avanti. Dissero che senza il loro denaro non sarebbe stato possibile creare nessun tipo di comunità organizzata. Gli amministrativi ed i politici vollero dare il loro contributo. Dissero che senza le istituzioni pubbliche e la pubblica amministrazione non avrebbero potuto organizzare nessuna comunità. Martina sospirò. Adesso tocca a voi, seguendo le indicazioni contenute nelle schede, dovete trovare le soluzioni più opportune per la comunità degli uomini, felici e liberi. Buon lavoro!